L'assolutismo di Luigi XIV, esattamente il titolo che c'è sul vostro libro di testo, sono a pagina 15. Partiamo dall'immagine. Vedete il nostro bellissimo re sole, Luigi XIV, che si presenta in tutto il suo potere, con il manto di ermellino, questa pelliccia bianca, con lo scettro del potere, la corona con sopra la croce, e vedete il tessuto tipico, lo stemma tipico del re di Francia, che è il giglio dorato in campo blu. Questa è un'immagine che ci permette bene di comprendere quali sono le caratteristiche del sovrano. Lo vediamo anche dal suo portamento, dall'importanza che si dà. Il re sole, Luigi XIV, vuole presentarsi come un sovrano assoluto. L'abbiamo detto l'altra volta, absolutus, cioè sciolto da ogni legame, come il participio ablativo latino, non ablativo assoluto, vi ricordate? Cioè non ha alcun legame con nulla, non è limitato nel suo potere in nulla. Ovviamente per raggiungere questo status occorre al re vincere la concorrenza di chi? Ovviamente dei nobili. I nobili aristocratici che già quando lui era bambino, vi ricordate quando Mazarino lo porta in salvo da bambino fuggendo da Parigi, avevano cercato di togliergli una parte di potere o comunque limitarne il potere, quando c'era stata la cosiddetta fronda dei principi. Luigi XIV, grazie a Mazarino, riesce a sconfiggere questi nobili ribelli e a 21 anni circa, quando muore Mazarino, decide che è abbastanza grande e maturo per prendere in mano le redini del regno e, a differenza di suo padre, governare direttamente sulla Francia senza aver bisogno di un primo ministro. Il regno di Luigi XIV è lunghissimo, dura 77 anni, è il più lungo regno di un sovrano francese. E è un regno, un'epoca d'oro per la Francia, 77 anni. Luigi XIV, quando muore Mazarino, perché a un certo punto muore Mazarino, decide di non nominare un sostituto e rimane lui a comandare. Luigi XIV è passato alla storia come re sole. Lui stesso amava farsi chiamare così, perché, lo vedremo fra poco, all'interno della reggia di Versailles lui era il sole e tutto ruotava intorno a lui, tutti i nobili, tutti gli aristocratici ruotavano intorno a lui. Lui era il sole che illuminava tutta la Francia e tutti gli ruotavano intorno. Quindi vedete una dimensione del potere assoluta calata dall'alto, ed io che mi ha nominato re, anche questo lo vediamo tra poco, sono al vertice della piramide, molto medievale come idea, no? E il sovrano sostanzialmente è al centro dell'universo. Quindi non era limitato in nulla nei suoi poteri. Dicevamo, per la Francia è un'epoca d'oro, con Luigi XIV si ha forse il periodo di massimo splendore della monarchia francese, ben testimoniato appunto dalla reggia di Versailles che fra poco vi faccio vedere. In Francia esisteva un'assemblea che si chiamava l'Assemblea degli Stati Generali, è fondamentale, dobbiamo impararla molto bene, che al suo interno riuniva gli esponenti dei principali gruppi sociali. L'Assemblea degli Stati Generali, un'istituzione già medievale, l'avevamo già incontrata l'anno scorso, magari non ve la ricordate. Stati Generali. Era stata introdotta nel 1302 da Filippo il Bello e radunava i rappresentanti dei tre stati francesi. Adesso vi dico cosa sono questi stati. Vi voglio soltanto ricordare la funzione di questa assemblea, era quella di introdurre nuove tasse, un po' simile al Parlamento inglese. Però attenzione, non c'era la Magna Carta, quindi aveva una funzione più che altro consultiva. Cioè il re consultava gli Stati Generali per avere il suo appoggio. Si chiara? Ci arrivo subito. Sì, comunque sì, bravo. Allora, ripeto semplicemente, all'interno della Francia esisteva un'assemblea, non era un parlamento, si chiamava Assemblea degli Stati Generali, che veniva consultata dal re quando il re aveva bisogno di nuove tasse.
Non era obbligatorio come in Inghilterra l'appoggio degli stati generali, ma era sicuramente significativo per avere una concordia degli stati. Con stati, in realtà, si intende ordini, e qua arriviamo a quello che ricordava Chiara molto correttamente. Se vi ricordate, abbiamo detto che all'inizio delle nostre lezioni l'anno scorso che la società alto medievale era divisa in tre ordines: gli oratores, coloro che pregavano per tutti, quindi la chiesa sostanzialmente, i bellatores, quelli che combattevano per tutti, i guerrieri che difendevano tutto il popolo, e i laboratores, cioè coloro che lavoravano, faticavano per approvvigionare il cibo per tutti. Da queste tre categorie era nato appunto il termine stati generali, che era un'assemblea dei tre stati, dei tre ordini. Cioè c'era una rappresentanza del clero, primo stato, c'era una rappresentanza dell'aristocrazia, nobiltà, che erano gli antichi guerrieri, e poi c'era una rappresentanza del terzo stato, che erano i lavoratori. In realtà il terzo stato poi diventa la borghesia, quella borghesia mercantile che avevamo imparato a conoscere bene nel basso medioevo. E no, in realtà no, Matteo, perché vedremo poi quando faremo la rivoluzione francese fra qualche mese, in questa assemblea c'era un problema, più di un problema in realtà. Cioè il clero e l'aristocrazia, che erano una percentuale piccolissima rispetto al terzo stato, avevano due, il primo e il secondo stato, clero e aristocrazia, avevano due voti. Il terzo stato ne aveva uno solo. E quindi sostanzialmente, no, quello era nel medioevo: oratores, bellatores, laboratores. Adesso ci sono tre stati: primo stato il clero, secondo stato la nobiltà, terzo stato tutti gli altri. Qual è il problema? E lo vedremo bene con la rivoluzione francese. Uno è che il terzo stato non è che rappresenta tutti, ma rappresenta soltanto i ricchi borghesi, ma questo ancora. Il secondo problema più grave è che in realtà il voto era per gruppo sociale, quindi il primo stato aveva un voto, il secondo stato aveva un voto, il terzo stato aveva un voto. Quindi insieme clero e nobiltà, che rappresentavano il 2% o qualcosa del genere della popolazione, avevano due voti su tre e quindi avevano praticamente sempre la maggioranza. In teoria dovrebbero essere i laboratores, in pratica erano i borghesi. In realtà sulla carta dovevano rappresentare dall'ultimo contadino fino al ricco mercante. Se vogliamo fare un esempio attuale, dall'ultimo povero vagabondo che troviamo per strada fino al, non lo so, al grande imprenditore di turno. Ragazzi, vi perdete in un bicchiere d'acqua, vi faccio un esempio pratico. Quanti preti e quanti nobili ci saranno in tutta la Francia, secondo voi? Sparate un numero a caso. Immaginiamo 100.000. Quante persone ci sono in Francia? Inventiamo 40 milioni. 100.000 persone hanno due terzi del potere. Votano per Stato, il clero, cioè il primo Stato ha un voto, il secondo Stato, la nobiltà, ha un voto, il terzo Stato ha un voto. Giusto? Quindi il primo Stato ha un voto, il secondo Stato ha un voto. 1 più 1 fa 2. La maggioranza su 3 quant'è? 2. Quindi hanno una maggioranza, anche se sono solo 100.000. Ma questo poi lo rivedremo con calma quando parleremo della rivoluzione francese, adesso ci interessa marginalmente. Ma allora, com'è possibile che non l'abbiate capito? Allora, vi faccio un esempio più pratico, più banale di così non si può. Allora, siamo nella nostra classe, siamo in 12. Ok? Allora, Diana e Nina sono una sacerdotessa e un nobile. Tutti gli altri sono contadini, mercanti, eccetera. Diana ha diritto a un voto, Nina ha diritto a un voto, tutti gli altri insieme hanno diritto a un voto. Se Diana e Nina hanno un interesse comune, cioè, che ne so, esempio banale, i sacerdoti e gli aristocratici non pagano le tasse,
si mettono d'accordo, hanno due voti. Voi potete essere anche tutti d'accordo, ma tutti insieme fate un voto solo. Quindi la maggioranza sarà sempre loro. In tutto ci sono tre voti, uno per ogni classe sociale. Uno per tutti i sacerdoti, tutto il clero, uno per tutti i nobili e uno per tutti gli altri. Però fatemi finire Luigi XIV, piuttosto ci torno. Allora, che cosa succede quindi? Che dal 1614 al 1789, c'è anche sul vostro libro, pagina 16, Luigi XIII prima e Luigi XIV dopo, non convocano più gli stati generali. Al 1789 gli stati generali non vengono più convocati. Perché? Appunto perché i sovrani francesi vogliono andare verso l'assolutismo, cioè vogliono governare senza vincoli, fare quello che gli pare. E fin quando riescono, lo fanno. Nel 1789 la situazione economica sarà talmente disastrata che il re sarà costretto a convocare gli stati generali. Ma vi suona un po' strana quella data, 1789? Che cosa succede nel 1789? La rivoluzione francese. Vedremo che la convocazione degli stati generali sarà la scintilla che fa scoppiare la rivoluzione francese. Certo. Esattamente. Perché non c'era la Magna Carta, quindi poteva fare quello che voleva. Ma difatti fino al 1789 non li convoca più. Vedremo poi che per altri motivi, nella guerra dei sette anni, dopo la guerra dei sette anni e altre guerre che studieremo, ti sto rispondendo, a causa di vari problemi del 700 che vedremo poi in un'altra lezione in futuro, nel 1789 sarà costretto a riconvocarli. Non è che lo fa volentieri, però è costretto. Allora sì, nel 600 fa così, nel 600 fa così perché ha appena sconfitto le rivolte della Fronda e lo fa. Se mi dai il tempo nelle prossime 10 lezioni di spiegarti che cosa succede nel 700, capirai perché nel 1789 è costretto a fare questa cosa. Ti anticipo, tra l'altro, è il nipote, mi sembra. Cosa succede poi? C'è una guerra che si chiama guerra dei sette anni, la Francia si scontra con l'Inghilterra e ha una serie di problemi economici giganti, ma ci parleremo a suo tempo, mi fate per piacere ferrare sole adesso, sto solo mettendo le basi. Perché vi ho parlato di questo periodo in cui non vengono convocati gli stati generali? Perché appunto è il momento in cui Luigi XIV assume su di sé tutti i poteri e qua devo andare un po' più veloce perché abbiamo dedicato troppo tempo alle fronde. Che cosa fa per, scusatemi, le fronde, agli stati generali, che cosa fa per fortificare il proprio potere? Innanzitutto utilizza il motivo religioso, l'unzione sacra con l'olio santo a Reims, come i sovrani medievali, l'unto del Signore, il potere taumaturgico, le scrofole, vi ricordate, abbiamo fatto già tutto un bel discorso l'anno scorso. 2. Mette tutti i nobili a Versailles e li trasforma in un organismo, in una struttura, in una gerarchia in cui al centro c'è il re, che deve essere assistito in tutti i momenti della giornata, da quando si alza, quando fa colazione, quando si lava, e in base alla posizione all'interno del cerimoniale l'aristocratico si sentiva più o meno valorizzato. 3, e questo è il punto fondamentale, privazione di alcune libertà di opposizione politica. Chi si opponeva al re riceveva una lettre de cachet, C-A-C-H-E-T. 3. Limitazione della libertà politica. Gli oppositori ricevevano la lettre de cachet, cioè una lettera, una missiva che gli diceva: tu sei un oppositore del re, vieni imprigionato. E venivano in automatico, senza accusa, a differenza dell'habeas corpus inglese, della Magna Carta, che prevedeva un processo, imprigionati nella Bastiglia. Tant'è che se avete mai visto Lady Oscar,
il cartone animato, durante la rivoluzione francese cosa fanno i rivoluzionari? Abbattono la Bastiglia, che era il simbolo dell'assolutismo. Comunque la Bastiglia è una prigione, si trova una fortezza prigione che si trova a Parigi. Oggi non esiste più, è stata rasa al suolo il 14 luglio del 1789. C'è adesso una rotonda piatta che si chiama Place de la Bastille. E poi... quale secondo, scusami? Allora, prima abbiamo detto motivo sacro dell'unzione del Signore, secondo motivo la legge di Versailles, terzo la limitazione delle libertà, 3A politiche, e abbiamo appena visto la lettera di Caché alla Bastiglia, 3B la revoca dell'editto di Nantes e quindi la fine della libertà religiosa. Impone il cattolicesimo a tutti i suoi sudditi, revocando l'editto di Nantes, che vi ricordate era stato concesso da Enrico IV agli Ugonotti nel 1598. Che cosa succede? Ragazzi, avete delle grosse difficoltà di comprensione, ma c'è l'audio, quindi potete riascoltare. Allora, Matteo, fammi finire il discorso, poi ricapito. Gli Ugonotti devono scappare dalla Francia e circa 300.000 Ugonotti riformati abbandonano la Francia, causando un serio problema di economia, sostanzialmente, perché erano la parte più intraprendente della società. Ricapitolo in tre parole lo schema e poi vi lascio andare a fare intervallo. 1. Valorizzare la figura del re come unto del Signore, potere taumaturgico, unzione rem, eccetera, eccetera. 2. Creare una gerarchia di nobili che ruotano intorno al re sole, regio di Versailles. Ognuno ha una posizione all'interno del cerimoniale. Più stavi vicino al re, più lo servivi, più eri considerato importante. Qual è la genialità di Luigi XIV? Far accettare ai nobili questo ruolo subalterno con piacere. 3. Limitazione della libertà, che si declina in 3A, limitazione della libertà politica. Se eri un oppositore venivi incarcerato senza processo, con la lettera de cachet venivi mandato alla Bastiglia. 3B, limitazione della libertà religiosa, e quindi fine della tolleranza nei confronti degli Ugonotti e revoca dell'editto di Nantes.